Ciao amici, quest'oggi siamo a Bernezio, in provincia di Cuneo, perché vi porterò a conoscere il centro recupero animali selvatici. Ci saranno da scoprire davvero tantissime bellissime storie. Venite con me. Siamo con Luciano Remigio, che è responsabile del centro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, grazie per la disponibilità, per l'invito. Grazie innanzitutto. Ecco, allora, mi racconti un po' come nasce il CRAS, come nasce questo centro? È una storia molto lunga. Allora, il CRAS nasce sulle radici dell'ex zoo di Bernezio. Ex zoo di Bernezio che proviene dagli animali salvati dall'ex zoo di Cuneo comunale, che era stato chiuso nell'84. Alcuni animali, quali diciamo di taglia più piccola, sono stati da me trasferiti su un terreno di proprietà, sistemati e tenuti fino alla loro morte. Altri purtroppo più sventurati, quelli che sono stati a Cuneo, erano stati poi soppressi. Comunque, tolto questa amara vicenda che mi ha colpito, perché essendo a fare questo lavoro sono appassionato e amo gli animali, man mano che questi animali andavano in estinzione già c'era collaborazione con degli enti protezionistici, LIDA, EMPA, sul recupero di qualche animale. I centri non c'erano ancora, però degli animali già venivano portati, ma questo anche già molto prima, anche già lo zoo di Cuneo non c'erano riferimenti. L'animale ritrovato ferito veniva portato da noi per le cure, e così si è incominciato. È stato un graduale passaggio, mentre gli animali morivano, strutture rimanevano libere e si poteva diciamo occuparsi di più della fauna selvatica autoctona. E qual è la giornata tipo all'interno di questo centro, di voi che ci lavorate? Allora, per me è 24 ore su 24. Perché di giorno ormai sono vecchio, faccio poco, però la notte sono io ancora che ritiro caprioli, tassi, volpi che arrivano incidentati, portati qua dall'ASL eccetera, metterli in pronto soccorso e aspettarli domani mattina al veterinario, anche perché non possiamo permetterci il lusso di pagare un veterinario. Perciò i veterinari che abbiamo qua, ce ne sono 3-4 che operano, sono tutti a livello volontario e vengono naturalmente quando possono. Gli altri ragazzi, diciamo così, cominciano al mattino alle 6, in qualsiasi stagione alle 6 già, perché c'è da allattare qualche cuccio per qualcosa, e finisce la sera alle 21. E voi fate anche delle attività didattiche con i bambini, è vero? Sì, l'attività didattica viene, in principio veniva fatta da noi, due o tre che eravamo. Adesso, avendo la fortuna di aver potuto assumere due ragazzi, uno dell'ex servizio civile e anche l'altro, tutti provenienti dall'ex servizio civile, abbiamo potuto dare in mano loro, anche perché non potrei più occuparmene io, di andare a contattare le scuole, di fare dei programmi particolari, delle visite pilotate. Naturalmente la visita al CRAS è una visita limitatissima, perché non deve creare disturbo, e fuori del CRAS, dove avviene veramente la propria didattica, in quanto abbiamo un sentiero didattico scientifico che attraversa tutta la montagna, tutta quella parte sua fino alla Maddalena, dove abbiamo messo dei capanni di osservazione per le specie in migrazione, abbiamo messo delle mangiatoie per attirare uccellini, e quella è la vera parte didattica che facciamo. Certo, e diciamo, per non traumatizzare molto gli animali che sono già traumatizzati di loro, bisogna un po' ridurre le visite. Ah, senz'altro, cioè le visite vanno limitate solo con gli spazi che adesso vedrete, che sono limitati in quanto sono animali che sotto sequestro o che non hanno o dissequestrati, confiscati, logico, perché sotto sequestro non potrebbe nemmeno essere in visione. Questo è un'altra ridicolaggine, perché comunque su questi ci sarà senz'altro la possibilità di non disturbarli, e si possono vedere, come tipo quel pappagallo lì, possiamo fare qualsiasi cosa, sì. Vecchissimo, non si spaventa di sicuro, non lo disturbiamo. Va bene, allora noi iniziamo a fare un giro nel centro insieme ad alcuni ragazzi dell'associazione. Perfetto. Perfetto. Iniziamo il nostro giro nel centro, siamo con Matteo, ciao. Ciao. E qua dietro di noi c'è una bellissima ghiandaia, ci racconti un po' la sua storia. Sì, questa è una ghiandaia che è sotto sequestro, diciamo ancora, è già stata dimessa dal sequestro, però è ancora sotto sequestro, ed è un Garrulus glandarius, il nome scientifico, e si chiama ghiandaia, ma non è che mangia solo ghiande. Ghiandaia perché qui i vecchi che la osservavano le vedevano vicino ai querce eccetera, però lei mangia di tutto, mangia insetti, insettivora, prettamente un corvide, e come tutti i corvidi mangia un po' di tutto. Infatti i corvidi ne approfittano, sono approfittatori, approfittano dell'antropizzazione dell'uomo, e quindi
diciamo che lei ha questa vita qua. Quindi da dove proviene lei? Proviene da Caraglio, da un sequestro che hanno fatto a Caraglio, da un signore che la deteneva illegalmente per sé, come teneva altri animali. Hanno sequestrato questo, gli altri sono già deceduti perché è una roba più piccola. Questa vive, avrà una trentina d'anni, vivono tantissimo come tutti i corvidi ed è ancora qua. With every waking breath I breathe, I see what life. Sono con Elisa, ciao. Ciao. Ecco, siamo vicino alla casetta di un rapace bellissimo. Ci racconti un po' chi è e che specie è? Sì, allora, questo qui è un falco pecchiaiolo. Il suo nome scientifico è Pernis apivorus. Già il nome denota che è un falco un po' particolare. Apivorus perché si ciba principalmente di insetti, tra cui bombi, vespe, api. Quindi ha un'alimentazione molto particolare. Per questo motivo vediamo che ha delle squame particolarmente sviluppate sulle zampe, appunto per non farsi pungere quando va insomma, a predare gli alveari e i nidi delle vespe. E mangia anche molta frutta, che è una cosa abbastanza particolare per un rapace. E quindi appunto abbiamo scoperto che questo qui era un falco pecchiaiolo, perché quando è arrivato era veramente un piccolo falchetto col piumino e noi riuscivamo a distinguere bene di che specie fosse. Poi abbiamo provato a dargli un fico e l'ha divorato senza problemi, quindi abbiamo immaginato che fosse appunto questa specie qua. E lui è ancora qui da noi, è un giovane, è arrivato l'anno scorso, caduto dal nido probabilmente. È un giovane che però non abbiamo potuto liberare l'anno scorso perché sono animali che migrano, cibandosi di insetti. Ovviamente in inverno non trovano l'alimentazione giusta qua alle nostre latitudini e quindi migrano in autunno verso il Nord Africa, dove trovano appunto gli insetti di cui si cibano. Essendo arrivato un po' tardi rispetto agli altri, non ha sviluppato il piumaggio per poter partire in tempo e quindi abbiamo deciso di tenerlo qua da noi in questa gabbia, alimentarlo artificialmente, e sarà pronto a essere liberato quando i suoi colleghi torneranno dal Nord Africa per venire a nidificare qua in Italia. Siamo davanti alla casa di una faina. Che animale è una faina? Cioè, quali sono le sue caratteristiche? La faina è un animale che sta prettamente in pianura, diciamo, è il corrispettivo della donna, della martora, scusate, che invece sta più verso le montagne. È in diminuzione come animale, per l'antropizzazione sempre parliamo dell'uomo, infatti questa è stata ritrovata in un capannone, per esempio, la tana ha cercato di fare lì dentro e l'hanno trovata proprio in mezzo, spersa dalla mamma che l'ha lasciata lì, chissà per quale causa. Comunque l'ha trovata la nostra veterinaria, che viene qua al centro a curarci i nostri animaletti, e hanno chiamato lei perché lei è di Moncalieri, questa è stata trovata a Moncalieri, allora l'hanno trovata lì e loro si stanno avvicinando all'uomo perché ormai gli spazi sono ristretti, l'uomo deve imparare a convivere con questi animali perché devono stare, diciamo, dobbiamo convivere tutti insieme perché gli spazi, dato che sono ristretti, c'è sempre meno più boschi, meno possibilità anche loro di procacciarsi il cibo essendo carnivori, è difficile trovare cacciagione in questi spazi. E caratterialmente con voi com'è? Caratterialmente simpatica proprio perché è stata allevata dall'uomo. E allora è simpatica. Perché in natura invece? In natura è odiata da, diciamo, specie dai vecchi, odiata perché va a prendere le galline, proprio per questo motivo che convive un po' con l'uomo, va a prendere le galline, allora è odiata, vista come aggressiva e brutta e così. Invece quando la vedete in questo ambito è allevata dall'uomo, cambia carattere e noi speriamo che sia selvatichisca, perché speriamo di liberarla, comunque il nostro intento è quello, non di tenerla così di sicuro. Speriamo che cambi, adesso con la maturazione, quando maturerà sessualmente cambierà di sicuro, quindi il suo carattere non sarà poi più questo sempre, però è divertente anche scoprire gli animali come si possono approcciare con l'uomo. I
Elisa, siamo davanti ad una struttura molto interessante. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di una struttura creata ad hoc per quattro bertucce, che sono una specie di scimmia del Nord Africa, Macaca sylvanus è il suo nome scientifico. Si tratta di sequestri giudiziari, quindi tutte e quattro sono state appunto sequestrate perché detenute illegalmente dai proprietari, che erano dei privati cittadini come noi. Quindi immaginate un privato che detiene una scimmietta del genere in casa. In verità due sono state recuperate nelle nostre vallate perché non sono state probabilmente abbandonate da qualcuno, sono scappate, mentre le altre due si sa benissimo chi erano i proprietari, appunto sono state messe sotto sequestro. In verità ormai non sono più sotto sequestro da parecchi anni, però non possono essere destinate a nessun altro posto che il CRAS, perché purtroppo si tratta di scimmie che ovviamente non possono essere liberate nelle nostre zone, non possono tornare nel loro luogo d'origine perché potrebbero avere delle patologie che appunto in Nord Africa non esistono. Gli zoo non sono tanto inclini a ritirarle perché hanno comunque delle colonie già molto sviluppate di questa specie e quindi i privati non possono ovviamente tenerle perché sono considerate animali pericolosi, quindi c'è una legge specifica che ne vieta la detenzione. Quindi queste povere scimmie, che sono due maschi e due femmine, si chiamano i maschi Jepu e Ciccio e le femmine Cita e Striscia, saranno costretti a restare nella nostra gabbia per il resto della loro vita. Infatti abbiamo costruito questa gabbia molto ampia, abbiamo anche fatto un ampliamento l'anno scorso per creare una sala giochi, per permettergli di giocare, di sviluppare meglio i loro comportamenti sociali, perché sono scimmie che vivono in colonie e quindi sono abituate a interagire fra di loro. E con voi, con l'uomo, che rapporto hanno? Sono un po' dispettose, quindi di solito insomma evitiamo il contatto diretto, perché oltre a essere molto forti possono avere una forza 5 volte maggiore dell'uomo, nonostante siano di dimensioni abbastanza piccole, e sono molto dispettose, quindi gli piace tirare i capelli, strappare le maglie e insomma si sfogano un po' così, probabilmente per la frustrazione che provano a vivere in gabbia, giustamente. E mangiano soprattutto verdura e sono scimmie arboricole, quindi abbiamo creato appunto delle strutture su cui possono arrampicarsi per poter insomma avere dei comportamenti un po' più naturali. Ecco, ma non si possono più riprodurre loro fra di loro? No, è stata fatta un'operazione ai maschi che si chiama vasectomia, quindi mantengono comunque la produzione degli ormoni necessari per accoppiarsi e avere i loro comportamenti sociali, che sono molto importanti, ma non possono dare vita a dei piccoli. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo in compagnia dei nostri amici Elisa, Matteo e Remigio. Andiamo a conoscere Minerva, una cerva con una storia molto particolare. Matteo, ma chi c'è qua con noi? Presentami un po' questa diva, questa cerva. C'è la nostra Minerva. E Minerva è una storia lunga e, come vedete, non può alzarsi. E ci sono state anche delle diatribe qua con i nostri soci, ci siamo sempre combattuti anche con noi stessi a chiedere se è giusto che lei viva così o no. E diciamo che in qualche senso ce l'ha detto lei, che vuol vivere così. Avevamo perfino provato a spostarla, a mandarla in un posto migliore, una persona che aveva costruito un posto bellissimo apposta per lei, era davvero, sembrava un paradiso. Lei cercava di ammazzarsi per scappare, come se volesse tornare qua, e c'è questo signore che ci ha telefonato disperato che di riportarla indietro, che doveva ritornare qua evidentemente. Infatti è ritornata e adesso è qua dal 2005 e ancora qua. E lei diciamo ha avuto un problemino sempre, io sono molto ripetitivo, specie quando mi riprendete, abbiate pazienza, però parlo sempre di questa antropizzazione, perché purtroppo la colpa è sempre nostra, in qualsiasi cosa che facciamo. Adesso, se vedete, anche dappertutto si parla di inquinamento, di tutto, è sempre purtroppo colpa nostra per la nostra evoluzione, dovremmo capire molte cose. E, diciamo che lei è qua perché è stata sfalciata da un trattore che tagliava l'erba, come si fanno i classici tagli d'erba, e uno dei primi tagli lei era in mezzo al campo, la madre l'aveva lasciata lì, l'era andata a mangiare, perché a volte capita che sono lasciati un attimo da soli, poi la madre ritorna, che è diverso dal capriolo, viene lasciato molto più spesso da solo rispetto al cervo, segue più la madre, però lei è così, lei l'ha lasciata un attimo da sola e questo trattore è passato
passato e l'ha preso, gli ha preso i posteriori, e le zampe posteriori. Una gli ha leso solo un tendine, che però è molto importante perché non può più, è invalida, diciamo, da quella zampa lì. E l'altra invece hanno dovuto amputargliela successivamente. Inizialmente hanno cercato di fare una ricostruzione ed era andata bene, mettevamo dei sostegni, cercavamo di tenerla in piedi, di farla muovere, e funzionava, sembrava funzionasse. L'unico sbaglio che è stato fatto da questi veterinari, che non è colpa loro, nessuno di noi lo poteva pensare, a un certo punto ci siamo accorti che questo intervento stava andando tutto in suppurazione, stava andando male questo intervento, perché dopo 20 giorni, che in teoria si controlla per 20 giorni la ferita, come, perché dato che questi animali qua sono molto perfetti, hanno del peluria, se vedete dove la vagina c'è una peluria, e questa peluria serve per lo scolo dell'urina, e questa peluria è stata tagliata e quindi l'urina scolava dentro la ferita. Allora abbiamo dovuto di nuovo tagliare, in quel caso lì abbiamo amputato parte dell'altra zampa, non quella che una ha reso il tendine, invece l'altra abbiamo dovuto amputarla, che aveva solo una ferita che era da curare, e abbiamo dovuto amputarla perché è andato tutto in suppurazione, quindi lei non poteva più alzarsi in piedi, e questo ha compromesso la sua, diciamo, il suo movimento e tutto. Però noi non ci siamo mai sentiti di sopprimerla, perché vediamo la sua vitalità e la voglia di vivere, ed è cresciuta qui con noi, e quindi diciamo che in tutte queste peripezie che abbiamo fatto, cercare di curarla, di rimetterla in sesto, di metterla in piedi, anche se era difficile perché aveva queste due gambe compromesse da questa sfalciatura del trattore, abbiamo cercato di far di tutto e non ci siamo riusciti. Però lei lo vedete che ha voglia di vivere, la cosa più emozionante è che voglio trasmettere anche proprio l'amore che ha lei verso di voi. Parliamo adesso di due capriolini, un maschietto e una femminuccia. Raccontami un po' chi sono. Sì, allora, la loro storia non è delle più felici. Loro sono tra i tanti cuccioli di capriolo che arrivano al centro in primavera, verso fine maggio. Spesso vengono recuperati dei cuccioli di capriolo dalla natura perché molte persone pensano che siano abbandonati. In verità sono solo lasciati un attimo incustoditi dalla mamma mentre lei va a cercare il cibo. Quindi cerchiamo sempre di mettere l'attenzione sul fatto che i caprioli che si trovano abbandonati non sempre hanno bisogno del nostro aiuto, e quindi bisognerebbe lasciarli da soli. Purtroppo le persone sensibili si preoccupano anche molto quando vedono un capriolino da solo, e quindi molti li recuperano. Ed è l'esempio del maschietto. Lui appunto è stato recuperato da una famiglia che ha deciso di allevarlo con il biberon, poi però, non avendo lo spazio a disposizione per tenerlo, ha deciso di portarlo qui da noi, che avevamo insomma il recinto adeguato. Invece la femminuccia ha un problema diverso, perché è arrivata sempre da cucciolo, è stata allevata da noi con il latte e il biberon, ma ha una malformazione dalla nascita, quindi è cieca, vede giusto delle ombre, e è cresciuta insieme a questo fratellino adottivo, e quindi adesso lui è diventato un po' la sua guida, quindi quando si allontana lei lo chiama, e insomma svolge un po' la funzione dei suoi occhi, che purtroppo le mancano, della sua vista che le manca. E se lui adesso sta iniziando ad avere un po' lo stimolo di, insomma, del combattimento. Esattamente, perché loro adesso hanno circa un anno, sono arrivati nella primavera scorsa, e il maschietto ha già sviluppato le corna, insomma sta diventando un adulto vero e proprio, e quindi in primavera loro, quando hanno ancora le corna ricoperte da questa peluria che si chiama velluto, iniziano un po' a sviluppare dei comportamenti sociali con gli altri maschi, quindi fanno dei combattimenti e appunto cercano di incornare gli avversari. Lui, non avendo altro che questa povera sorellina adottiva, si sfoga un po' con lei e con i volontari del centro, e questo potrebbe diventare un problema, perché appunto quando perderà questa peluria sulle corna e le corna resteranno pulite, potranno essere molto pericolose sia per la piccola femminuccia che per appunto gli operatori del centro, che poi devono raffrontarsi con questo animale molto domestico che non ha più paura di loro. E quindi dovremmo pensare a come destinarli per non lasciare lei da sola, ma per evitare che si facciano male. Quindi insomma è una situazione un po' delicata. Mi collego solo alla presenza di questi due caprioli per dire che ci sono tanti caprioli che arrivano anche sfalciati in primavera, perché appunto si acquattano nel fieno, nell'erba alta, quando viene mietuto il fieno le macchine passano e senza accorgersene li amputano spesso delle zampe. È una situazione molto grave, ne arrivano tantissimi che spesso non possono essere recuperati,
stati, quindi chiediamo sempre di fare molta attenzione nei limiti del possibile per evitare questi incidenti. Ecco, prima mi hai spiegato una cosa particolare, che i maschi non sopportano la sterilizzazione, che quindi tendono poi a morire. Sì, esatto, se si effettua la castrazione sui maschi, nel giro di 2 anni sviluppano delle malformazioni e una reazione a questa castrazione che li fa appunto morire senza aver trovato ancora un rimedio a questo problema. E quindi questa è anche un'altra problematica che dobbiamo affrontare, perché se li lasciamo insieme potrebbero poi dare vita a dei cuccioli, insomma, essendo due animali che non potranno essere rimessi in libertà, sarebbe preferibile evitarlo. Allora Luciano, vogliamo ancora parlare degli animali che arrivano dai paesi esteri, che quindi vanno ad incontaminare un po' i nostri animali, le nostre terre, come nel caso delle nutrie, vero? Sì, è un argomento molto molto interessante, perché è un messaggio che si dovrebbe dare a tutta la popolazione che si ritiene civile, di non importare da paesi esteri degli animali che poi, o per abbandono o per fuga eccetera, vanno a creare dei problemi ai nostri ecosistemi. Il caso più eclatante è quello delle tartarughe palustri americane, che vengono vendute piccoline nei negozi, le mettono nella vaschetta di plastica con la palmina, sembra tutto Miami Beach, con quelle cose lì che si dicono, e poi alla fine vengono abbandonate, perché vengono grosse, già portiamole in quel laghetto che stanno bene, vengono abbandonate. Questo ha fatto sì che la nostra tartaruga palustre, l'Emis orbicularis, che una volta era presente in quasi tutti gli areali palustri, è scomparsa praticamente. Stessa cosa si può dire del gambero rosso della Louisiana, dello scoiattolo grigio, e adesso il procione, come vedete, è un animale che ha incominciato a invadere l'Italia venendo dai paesi nordici, non con sua volontà, perché il procione è originario dell'America del Nord, si è adattato benissimo ai nostri climi e crea dei grossi scompensi nella fauna autoctona locale. Ecco, siamo in conclusione puntata, vogliamo sensibilizzare il pubblico dando un consiglio? Il consiglio di interferire il meno possibile con la natura. La natura è a un equilibrio perfetto, perciò tutto quello che è naturale va lasciato naturale. Non bisogna, secondo me, dire ma tanto vado nel bosco, vado a divertirmi, vado a fare le ciaspolate, vado a fare qui e di là, e crea un disturbo. Anche se sono appassionato di animali, mi piace vedere la natura, però la vedo con occhi diversi. Bisognerebbe che i gruppi, per realtà non si può vietare anche all'essere umano che abbia i suoi divertimenti, le sue passioni, però in gruppi più limitati. Oggi si formano delle comitive che sono eccessive, che creano un grosso disturbo a tutto l'ecosistema. Va bene, grazie mille Luciano per la disponibilità e grazie a voi per avermi seguita. Bravi. Grazie.